Uomini e ufficiali coraggiosi cadono al fronte a migliaia perché i comandanti non riescono a prendere una decisione sensata. Voi gliel'avete impedito. Il fronte? Cosa avete fatto voi nella prima guerra mondiale? Voi pretendete di dirmi come si sentono, cosa pensano gli uomini al fronte? Cosa ne sapete voi di quello che succede al soldato al fronte? Io so che non si può comandare il fronte stando a 600 miglia di distanza. È del tutto ingiusto verso le truppe. Comunque, ho sostituito l'Est e le truppe del Caucaso stanno ancora avanzando. Perché? Perché io ho la mia volontà di avanzare! Avanzano, certo. In posizioni dove la settimana prossima rimarranno intrappolati dalla prima neve. Dovrebbero ritirarsi subito dal Caucaso, invece. Gli obiettivi non sono realistici. I giacimenti di petrolio sono al di là della nostra portata. Voi avete sovraffaticato le truppe e sulle vostre decisioni ricade. Io prenderò i giacimenti di petrolio del Caucaso esattamente come sto prendendo Stalingrado! Occupare Stalingrado non è mai stato un obiettivo vero e proprio dell'Operazione Blu. Voi state distruggendo il vostro stesso piano, siete ossessionato, state frantumando le migliori divisioni mobili, e così casa per casa, e in una guerra senza un metodo. I russi stanno ammassando dei contingenti fortissimi per attaccare le truppe inefficienti italiane e rumene che guardano i nostri fianchi, e voi semplicemente ignorate i dati del servizio segreto. Il servizio segreto? Se avessi ascoltato il servizio segreto non avrei conquistato la Cecoslovacchia e la Polonia e la Francia. Il servizio segreto sono solo i codardi come voi che vi si nascondono. La mia intuizione è sicura. L'Unione Sovietica ormai è finita. Ora io sono a un passo dal vincere la guerra e voi osate dirmi che sto rischiando di perderla? Führer, voi avete perso quando dichiaraste guerra contro l'America. Alder, voi ed io soffriamo troppo di nervi. Metà del mio esaurimento nervoso è dovuto a lei. Non vale la pena di continuare. Il nazionalsocialismo vuole... ha assoluto bisogno di vincere questa guerra. Non posso aspettarmelo da un ufficiale della vecchia scuola come lei.